E buongiorno a tutti e buon venerdì mattina per chi sta guardando questo video di venerdì mattina o buon weekend per chi guarderà questo video nel weekend. Ci sto riprovando a ritornare a fare i vecchi video, quei video che tanto vi piacciono e che spesso mi chiedete sotto i commenti. E diciamo che per questa settimana ci sono riuscita, ma la differenza dove sta? La differenza sostanziale sta nel fatto che se prima tutte le cose che guardavate in video le facevo effettivamente in un giorno, in questi 8 minuti 10 di video, non so quanti sono, tutto quello che vedete in realtà è stato fatto in una settimana. Questo perché ci tenevo ad iniziare a fare anch'io un pochettino di grandi pulizie. Ci siamo concentrate questa settimana sulla nostra mini lavanderia e insomma mancava proprio il mio tocco, ecco, diciamoci le cose come stanno. Quindi siamo andate a spostare, a lavare la lavatrice, a pulire dietro la lavatrice, che vi assicuro ne aveva davvero di bisogno. E quindi sono andata poi anche a preoccuparmi delle travi, a controllare, a ricontrollare tutti i detersivi, perché ce n'erano davvero tanti. Nell'ultimo anno, come sapete, si è presa mille praticamente cura della casa e di tutto, e ognuno ha il suo modo di pulire, ognuno ha i suoi detersivi preferiti, ognuno ha la sua visione delle cose. E quindi insomma diciamo che piano piano sto felicemente riprendendo tutto in mano io come una volta. Sono anche andata ad occuparmi di questi cassetti, dei cassetti del comò dove tengo tutti i tessili. Anche quelli erano un po', insomma, diciamo che mancava il mio tocco, mancava il tocco alla Erika. E quindi sono andata a controllare, ripiegare, dividermi e suddividermi le cose come piace a me. Ecco perché non c'è un modo giusto o un modo sbagliato. Credo ci sia solo ed esclusivamente il modo più comodo e che piace ad ognuno di noi. E così, mentre c'eravamo tra una lavatrice e l'altra, una pulizia e l'altra, ho anche incominciato a fare ufficialmente il mio cambio tessili, quel cambio tessili che faccio da anni e che faccio ogni anno. Aspettiamo il robottino che passa e continuo ad usarlo davvero tanto. Milena si è occupata delle cose un pochettino più pesanti. Milena il più delle volte andava avanti da sola, io mi limitavo a filmare perché spesso e sovente facevo delle pause, ma poi ripartivo alla grande. E qua è già il giorno dopo, se non due giorni dopo ancora addirittura. Vi ripeto, sto proprio facendo una piccola cosa ogni giorno perché ci tengo a farle io, perché ci tengo e non vedo l'ora che ritorni tutto alla normalità. In casa normale inizia ufficialmente ad arrivare il rosso. Nei giorni seguenti io mi sono occupata di stirare, non tutto, ha finito poi Emile si è occupata di lavare i vetri, perché diciamo che uno ancora ce la faccio, ma lavarli tutti no, ancora noia fo. Però devo dire che ho dato anch'io ufficialmente una grande mano questa volta, anzi in realtà credo forse per la prima volta a distanza di un anno, nell'ultimo anno. Thank you.
voi adesso non sapete il dietro le quinte di questa scena qui, perché ci ho impiegato un quarto d'ora a salire sulla sedia, un quarto d'ora a scendere con Milena che mi urlava giustamente dietro, ma io sento proprio l'esigenza e il bisogno di riniziare a fare tutto ciò che facevo prima. Sicuramente voi negli 8 minuti di video vedete forse delle immagini che sono uguali a quelle che era la normalità o che forse sono uguali a quelle dell'anno scorso, ma diciamo che cammino molto a rilento, diciamo che mi stanco subito, diciamo che faccio fatica a salire anche solo su una sedia. La fisioterapia sta andando bene, sta andando benissimo. Dall'osteopata sto avendo davvero grandi risultati. Sono ritornata quasi dritta perché, per quanto non era forse percettibile attraverso i vestiti, ero tutta ricurva dalla parte destra, dalla parte dove avevo la stomia, ero gobba. E quindi, insomma, però sto ritornando a essere dritta e vi dirò che mi sento anche più alta. E così, mentre in casa normale ha preso piede il rosso con le nostre renne, io vi saluto, spero semplicemente di avervi fatto compagnia. Vi ringrazio ancora una volta per esserci tutti, vi ringrazio per i messaggi. E se avete piacere, noi ci vediamo venerdì prossimo e sicuramente poi anche martedì, perché voglio fare almeno 2 video, perché poi a dicembre non so se riuscirò a essere presente perché inizia il periodo degli esami, però ancora è presto per pensarci. Io vi ringrazio, vi mando un abbraccio. E se avete piacere, ci vediamo venerdì. Ciao!